scusate, abbiate pazienza, abbiamo pochissimo tempo, quindi vi pregherei, gli applausi naturalmente fanno molto piacere, non neghiamolo, ma risparmiamo questi pochi secondi per dare la possibilità a tutti di prendere la parola, siamo numerosi. Domanda di Sandra, io vorrei risponderle con una citazione, con una frase che potrebbe essere scolpita, che ho casualmente trovato su internet, di un cittadino che non è né deputato, né ministro, né sottosegretario, né presidente della Repubblica. Questo signore, che è uno come noi, non so se è in piazza, si chiama Alberto Tesseri, che scrive: questa Costituzione è stata scritta da gente sana per gente sana. È una frase che portiamocela dietro quando andremo via da questa piazza, perché è quasi un trattato di politica costituzionale in pochissime parole, che rinvia ad altre definizioni di Costituzione. Per esempio, sapete che si dice che la Costituzione è quella cosa che un popolo scrive quando è sobrio, per valere quando non lo sarà più. Qualcuno dei riformatori della Costituzione ha detto che questa nostra Costituzione è inadatta a governare. Questa Costituzione. Noi chiediamo a loro se loro sono adatti a governare. E poi, consentitemi un richiamo classico, c'è una domanda che io vorrei che i nostri ministri, che il Presidente del Consiglio, che il Ministro per le Riforme, che il Presidente della Repubblica, vorrei che fossero qui con noi per sentire questa domanda e per chiedere loro di dare una risposta. La risposta è la seguente, la domanda è la seguente. Sono Corteo che sta ancora arrivando. La domanda è la seguente: sono più importanti le istituzioni o gli uomini e le donne che operano nelle istituzioni? La risposta classica, qui ci eleviamo, Aristotele, Platone, la risposta è che una Costituzione, anche mediocre, se è in mano a uomini e donne buoni, buoni vuol dire disinteressati, competenti, attenti al bene comune, disattenti al bene particolare, una Costituzione anche mediocre può funzionare bene, mentre la migliore delle Costituzioni, in mano a uomini e donne cattivi, contrario di quello che dicevo prima, si corrompe necessariamente. Allora chiediamoci, questa Costituzione in mano a che genere di uomini e donne è caduta? Io non so quanti minuti mi vengono concessi. Dieci. Con dieci si può rovesciare il mondo. Sentite, io sono stato chiamato a parlare qui per primo dopo gli interventi dei nostri ospiti. Vorrei fare un invito. Questa piazza non pronunci parole sopra le righe. La nostra forza è nell'essere determinati, moderati e sicuri di noi stessi. Non siamo qui né per gridare il crucifige nei confronti di nessuno e neppure l'osanna,
perché l'Osanna si rivolgerebbe a qualche salvatore. Il nostro paese non ha bisogno di salvatori, e oltretutto non ce ne sono. Ha bisogno dell'impegno di tutti noi. E allora, siccome io sono un costituzionalista, Sandro, mi dispiace, l'atmosfera diventerà più fredda, parlo di diritto costituzionale e di costruire sul microfono. Dunque, che cosa è una Costituzione? La Costituzione è innanzitutto un'idea, un modello di società nella quale noi vogliamo vivere. Società. Allora, leggiamo la Costituzione, leggiamo soprattutto i primi articoli della Costituzione e cerchiamo di comprendere qual è quella società che i nostri costituenti ci hanno indicato, in un momento in cui si trattava di ricostruire il nostro paese. E non ditemi che oggi non siamo di nuovo nella condizione di dover ricostruire il nostro paese. Allora si usciva da una guerra. Oggi non abbiamo alle spalle, per nostra fortuna, una guerra, ma abbiamo un disastro determinato dall'economia finanziarizzata. Dobbiamo ricominciare e dobbiamo chiederci se la Costituzione può essere la base per unire i nostri sforzi, per rimettere in piedi il nostro paese in una società in cui ci piaccia vivere. Noi, i nostri figli, i nostri nipoti. E cerchiamo di fare anche rapidamente, sommariamente, un confronto tra la società che si indica la Costituzione, una società solidale, una società dove le differenze sociali siano combattute, perché le grandi differenze sociali estromettono dalla vita grandi parti della nostra società, l'articolo 3 della Costituzione. Una società che riconosce a tutti il diritto al lavoro e che promuove politiche per promuovere il lavoro, i diritti sociali a favore dei più deboli, la scuola, l'assistenza, la previdenza per gli anziani, tutte queste cose rappresentano il quadro della società che i nostri costituenti hanno voluto tracciare. Facciamo un rapidissimo confronto col momento che stiamo vivendo. Tutti questi principi sono o contraddetti o contestati. Ecco che dobbiamo impegnarci per ricostituire la Costituzione quando ci accusano di essere dei conservatori, perché non vogliamo cambiare la Costituzione. Ma noi vogliamo quella Costituzione lì. Altro che conservatori, vorremmo una trasformazione profonda del nostro paese. Ma come si fa ad attuare la Costituzione? Lo si fa con la politica. E qui viene l'altro aspetto della Costituzione. La Costituzione organizza la politica. Che cosa prevede la nostra Costituzione? Prevede che la politica, per attuare l'idea di società, sia una politica partecipata, sia una politica che è nelle mani nostre, non una politica che è stata espropriata nelle mani di vertici delle organizzazioni politiche, non nelle mani delle segreterie che nominano i loro deputati e senatori con la legge elettorale che abbiamo. La nostra Costituzione non prevede una democrazia, diciamo così, impiccata all'alto, ma prevede una democrazia fondata in basso, cioè tra i cittadini. Voi pensate che quelle politiche di giustizia sociale, di apertura agli emarginati, siano nel cuore, siano nelle corde di coloro che stanno in alto? Stanno nel cuore, nelle corde di coloro che stanno come in questa piazza. Non lassù. Ecco perché dobbiamo difendere l'impianto costituzionale. Qui mi riferisco alla idea che è andata molto avanti di trasformazione della nostra Costituzione in presidenzialismo. Ecco, il presidenzialismo sarebbe per l'appunto la codificazione
l'armatura di un modo di concepire la politica dall'alto, un'investitura di un capo che ci comanda. Noi vogliamo una democrazia partecipata, larga, che ascolti le istanze di tutte quelle parti della nostra società vive, che sono qui e che rappresentano la cultura, il lavoro, la solidarietà, l'impegno sociale. Io non so se i nostri governanti hanno un'idea di che cosa è questa piazza. Quanti sono i nostri governanti qui presenti? Dopo citeremo un politico che ci ha dato la risposta. No, scusate, abbiate pazienza, seguite il mio saggio consiglio. Noi siamo una piazza moderata e forte perché siamo moderati. Noi, se pensiamo che questo incontro sia solo uno dei primi di altre iniziative, non dobbiamo evitare, non dobbiamo rifiutare tutti coloro che sono disposti ad ascoltare le nostre ragioni. Noi siamo stati esclusi da tanti, ma noi non escludiamo nessuno. E ora solo due parole sulle procedure della Costituzione. Uno degli argomenti di questo nostro incontro è la riforma dell'articolo 138 della Costituzione. Non ne parlo io, ne parleranno altri. Però, da costituzionalista, non posso evitare di notare che è stata messa in moto una grande macchina promossa dal governo e dal Presidente della Repubblica per cambiare la Costituzione. Cambiare la Costituzione dovrebbe essere una procedura partecipata che ha al centro i cittadini e il Parlamento, che è manifestazione dei cittadini stessi. È stata messa in moto questa macchina con l'idea di cambiare il bicameralismo, con l'idea di ridurre il numero dei deputati, e va bene, ma queste macchine quando si mettono in moto non si sa dove si fermeranno. E noi abbiamo paura, noi abbiamo la preoccupazione che quella macchina messa in moto non si fermerà prima di aver fatto dei danni. E poi consentitemi un'ultima osservazione e poi chiudo. La cultura costituzionale. Io sono rimasto colpito, e non so se anche voi avete avuto la stessa sensazione, di vedere questa riunione di tanti costituzionalisti radunati dal governo, presieduti dal ministro da un ministro e accolti dal Presidente del Consiglio, seduti attorno a un tavolo per lavorare a un progetto del governo. La cultura non si presta a fiancheggiare iniziative e progetti del potere. La cultura, per natura sua, è libera, deve essere libera, ed essendo libera deve svolgere una funzione critica, non l'accompagnamento alle operazioni di potere. Questo vorrei dire con tutta franchezza ai miei colleghi costituzionalisti. Concludo. Corrado Stajano, questa persona così mite, così civile, l'autore del libro che ha raccontato la storia dell'omicidio Ambrosoli, che sta molto a cuore a molti di noi, ha detto una cosa semplice: non sarebbe più serio occuparci dei mali dell'Italia e dei diritti negati piuttosto che di cambiare qualche articolo della Costituzione. E per concludere vi direi questo. Queste manifestazioni sono difficili da organizzare,
ma certo danno una grande soddisfazione. Non finiremo qui. Vi promettiamo, e ci promettiamo reciprocamente, che non ci faremo spiaggiare. Grazie. Grazie a Gustavo Zagrebelsky. Voi non lo potete vedere, ma Piazza del Popolo è già piena e la manifestazione continua a sfilare su via Sistina.